Dalila di Lazzaro, che fine ha fatto? La drammatica rivelazione. Dalila di Lazzaro ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato dei suoi problemi di salute, ed anche di tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per gestirlo. L'ex modella ha raccontato che 25 anni fa ha dovuto fare i conti con un brutto incidente avvenuto a Roma. È caduta dal motorino a causa di un buco nel manto stradale e si è procurata diverse fratture. Da allora, la di Lazzaro ha iniziato a soffrire di dolore cronico, che per un lungo periodo di tempo è stato così forte da non permetterle neppure di alzarsi dal letto. Dalila ha rivelato, nel corso dell'intervista, che per 11 anni è stata del tutto incapace di alzarsi. L'ex modella ed attrice ha dichiarato che non riusciva nemmeno ad alzarsi per lavarsi. Anche per mangiare era costretta a fare tutto a letto, e mangiava stesa. Tutto questo a causa del dolore che sentiva, che è diventato un dolore di tipo cronico. Dalila ha spiegato che è stato difficile affrontare la cosa anche perché questo tipo di disturbo non era riconosciuto in Italia. Perciò è stata costretta ad andare all'estero per ricevere delle indicazioni. La cosa, però, è stata davvero difficile da gestire per lei. Dalila di Lazzaro parla dei medici. Non mi credevano. Dalila di Lazzaro, nel corso della sua lunga intervista, ha approfondito anche le difficoltà che ha avuto con i medici. Infatti ha spiegato che in Italia non le credevano, e non pensavano che provasse veramente tutto quel dolore. Il motivo è che, almeno all'epoca, il dolore cronico in Italia era sconosciuto e per questo motivo non pensavano che davvero potesse avere questi sintomi. La di Lazzaro ha spiegato che per lei è stata una cosa terribile, anche perché hanno anche sbagliato i luoghi dove farle le lastre. Hanno iniziato a farle dal collo in giù, mentre sarebbe stato necessario farle all'altezza della bocca. Dalila di Lazzaro ha rivelato che, per migliorare le sue condizioni di salute, è andata in Arizona e lì i medici l'hanno aiutata molto. Al contempo sono rimasti meravigliati del fatto che in Italia non si conoscesse il dolore cronico. L'ex modella ha dichiarato che la sua battaglia non è ancora finita, ma non vorrebbe avere la pietà della gente perché ritiene di essere ancora una donna combattiva e forte. Dalila di Lazzaro vorrebbe anche aiutare tutte quelle persone che, come lei, soffrono di dolore cronico. Voi che cosa ne pensate? Sapevate di questo problema di salute di Dalila e vi è piaciuta questa intervista? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.